quelle canzoni che sono un po' il tormentone che ti martellano in testa per mesi, primavere, estati e inizi di autunno. Quindi prima appunto vi ho proposto una cover di Laura Pausini e adesso insomma andiamo su una cantante che piace anche molto a Maria De Filippi, una cantante emergente, molto brava, a mio modesto parere, ciao! Abbiamo due mascotte qua, anzi più di una. Una cantante... Ciao! Ciao, 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 ciao! E, appunto, dicevo, questa cantante molto famosa e molto, molto brava, che è Malika. Un pezzo di punto, ovviamente, lo saprete anche voi. È come foglie e io ho fatto una versione a piano e voce, ve la faccio ascoltare. Un'informazione per il service: mi è sparito quasi completamente il pianoforte in spia. No, è ancora c'è un'altra canzone. Grazie. È sparito ancora un pochino. Arriviamo, stiamo mettendo appunto cose tecniche. Ok. Ha scorciato il cielo, mi conosce colpo di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso, quello di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che c'è via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia? Estate muoio un po'.
lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.